dedicata a lei, dedicata a lei. È dedicata a lei, quindi un anno di ritardo pure. Tra parentesi, diventa pure nonno in questo. Auguri, quindi la dedico alla nipotina, al nipotino, non so. Possiamo chiamare Pescate il Jolly, ma meno male, c'è una tanto. Pescate il Jolly. Sì, sì. No, è stato bello soprattutto quello di Ciccio, perché è stata una bella azione. Il mio, diciamo che è stato un gesto istintivo, una palla messa lì, un fallo laterale che comunque proviamo in allenamento e non è frutto del caso, però poi la palla è rimasta lì e è andata come è andata. Secondo Maurizio fortunoso. Sì, fortunoso. Non voglio fare polemica, però penso che ci siamo sbagliati tanti gol e penso che il risultato sarebbe stato bugiardo se fosse finito in un altro modo. Forse il mio gol è stato fortunato, sì, però comunque potevamo chiuderla prima, comunque potevamo fare qualche gol prima. Quando la squadra spingeva di più, il tema va a fare. Vi ho trovato un po' sbilanciati sull'azione del coso del Sì, si è un po' sbilanciati perché tutti su un fallo laterale, non mi ricordo su sì. Chi è partito e siamo fatti trovare impreparati. Però diciamo che secondo me era l'unica occasione che hanno avuto e sono stati bravi a sfruttarla. Devo dire che il primo tempo non abbiamo fatto una buona partita sotto il piano del gioco, quindi poi il secondo tempo abbiamo fatto meglio e poi siamo stati bravi a rimontarla perché non era semplice, quindi credo che ci dobbiamo fare un applauso tutti quanti perché non abbiamo mollato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Senti, l'appetito per te viene mangiando, magari a Pietro può essere questo. No, perché? Non si sa mai, però mi accontento di questo, è un bel gol, mi accontento di questo. È accontentato, bisogna sempre le fanno. Settimo posto. La classifica non l'ho ancora guardata. Sesto posto. Ancora è lunga. Dobbiamo guardare la classifica più in là, ora dobbiamo pensare alla di Spesaro. Poi abbiamo la Giana, quindi dobbiamo passare questo trittico di partite che ci aspetta. E dobbiamo stare uniti e compatti. Senti, che è successo in football? Voi siete sempre trovati che il campo lì avete Sì, penso che abbia fatto la sponda, non mi ricordo se Zecca o Sparacello, non mi ricordo chi. Sparacello. E De Grazia è partito da dietro, sono stati comunque bravi e comunque ci siamo fatti trovare noi impreparati. Potevamo fare molto meglio. Vabbè, però lo so, però in una partita ci può stare, penso, un episodio un po' così. No, non ci ha detto nulla. Ci ha fatto i complimenti qua quando siamo usciti dalle scale e basta, non è entrato dentro. Dopo la lunga sosta, tre partite ravvicinate, da dietro, come la vedi? Sta bene? Non lo so questo se sta bene o meno. Noi abbiamo lavorato in questa settimana che prima di Teramo, abbiamo lavorato abbastanza con i carichi e tutto, quindi dobbiamo solamente lavorare e basta. Cioè, è normale che quando vieni da una sosta come quella invernale non è mai semplice fare la prima partita. Quindi sapevamo che era dura, però ripeto, siamo stati bravi a non mollare e a tenere botta. È stata un po' una liberazione perché diciamo che la mia. Ho passato dei momenti brutti, soprattutto dopo la partita di Coppa Italia a Teramo. Mi ricordo che fece forse una delle più brutte partite. Quindi oggi. Più altro quanto carattere ci vuole per uscire fuori in una situazione del genere, tornare protagonista? No, ma il carattere viene lavorando e non mollando mai, con l'aiuto dei compagni e di tutti quanti. Quindi l'importante è non mollare mai. Ripeto, è stato un periodo un po' particolare, però penso che nel calcio come nella vita tutto torna, quindi oggi è stata una liberazione, è stata ancora più bello perché al 90esimo sotto la curva rovesciata per un difensore penso che sia una bella soddisfazione, sono davvero contento. Volevo dedicare il gol innanzitutto a mia ragazza e poi a Davide di Pasquale, che ci tenevo a farlo davanti a tutti perché che ha appena guadagnato il rinnovo del contratto. Non lo so se ha rinnovato o meno, però ci tenevo a farlo a lui perché penso che non è mai facile per un ragazzo del 96 come lui venire da un ginocchio, un crociato rotto, quindi volevo dedicarlo a lui, gli siamo tutti vicini.